Ciao a tutti da streamard.com, quest'oggi facciamo un rapido video unboxing riguardo la nuova MSI GTX 1080T in versione Aero. Come possiamo vedere nella confezione, il modello a nostra dotazione è il modello OC Edition, quindi ho cliccato di fabbrica. Partiamo dalla confezione e come possiamo vedere abbiamo una confezione molto minimal, infatti non abbiamo nemmeno l'immagine del prodotto nella parte frontale, abbiamo solamente il logo MSI, il logo Aero e il nome del prodotto con alcune tecnologie supportate. Passando al posteriore troviamo alcune didascalie sulle caratteristiche principali del prodotto, le specifiche tecniche e un piccolo badge dove vengono riportate le caratteristiche di GeForce Experience. Apriamo la confezione. Troviamo un'altra confezione contenente il bundle. Composto da un adattatore DVI HDMI ed inoltre abbiamo un manuale di installazione rapido, il CD driver e un piccolo foglietto per quanto riguarda la garanzia MSI. Adesso vi mostriamo la scheda video, il pezzo forte di questo video. Eccola qui, come possiamo vedere il modello che abbiamo recensito non è un modello custom, ossia è basato su design reference e sono cambiati solo alcuni aspetti della scheda video reference. Infatti come possiamo vedere la scocca è leggermente diversa, riprende questa parte vetrata della versione Founders Edition. Però cambia tutto il resto, infatti la scocca è una plastica un po' più semplice, connotata da questi inserti in verde. Abbiamo sempre la solita ventola radiale che assicura una buona dissipazione del calore, però per contro ha un'elevata rumorosità ed è adatta particolarmente a case di piccole dimensioni in quanto espelle l'aria nella parte posteriore della scheda. Allora, abbiamo quindi solo questa piccola ventola radiale sulla parte frontale, mentre sulla parte superiore abbiamo due connettori da 8 pin e 6 pin, in quanto questa scheda video ha un TDP da 250 watt. Abbiamo il logo Aero GeForce GTX, il logo MSI che si illuminerà quando sarà collegato al nostro PC e può essere regolato tramite l'app GeForce Experience. Abbiamo i due connettori per mettere fino a 4 schede in parallelo, mentre nella parte posteriore non abbiamo nessun backplate, come a differenza della versione Founders Edition, che invece ce l'ha e anche marchiato Nvidia. Qui invece abbiamo la scheda nuda e cruda, è un PCB nero molto bello, qui possiamo vedere i punti di saldatura dei connettori di alimentazione e questi altri punti di saldatura non utilizzati che comunque ci fanno capire che questo PCB è quello utilizzato, deriva da quello utilizzato per le schede video quadro o quelle dedicate ai server, sempre di marchio Nvidia. Abbiamo il bollino di garanzia sulle quattro viti principali del posteriore, quindi non possiamo cambiare pasta termica o dissipatore senza perdere la garanzia. Vediamo meglio dei connettori per lo SLI e il PCI Express 3.0 16 per. Nella parte inferiore invece non troviamo nulla di che, solamente questa piccola parte in verde. In quest'altra zona invece possiamo vedere diciamo le lamelle del dissipatore in alluminio, mentre nella parte frontale troviamo queste grandi feritoie che permettono una buona dissipazione del calore e tre DisplayPort e un HDMI per collegare fino a quattro schermi in contemporanea. Per quanto riguarda le specifiche tecniche in questa scheda, abbiamo delle specifiche top di gamma, infatti abbiamo 3584 CUDA cores che copra una frequenza di 1506 MHz in base clock e 1620 MHz in boost clock.
quindi delle frequenze leggermente superiori rispetto alla versione stock, perché come abbiamo detto questa è la OC Edition. Poi abbiamo 11 GB GDDR5X di memoria, operante a 11.000 MHz, e null'altro, come abbiamo detto, un TDP di 250 watt. Queste sono le specifiche più importanti. Quindi per questo video unboxing possiamo dire che è davvero tutto. Vi lasciamo ai benchmark che troverete subito di seguito. E quindi dallo staff di Stream Hardware un saluto e al prossimo video. Ciao!